Popolo leghista, benvenuto a Cittadella. Io sono uno di quei sindaci brutti, cattivi e razzisti come questi. Questo è come ama definirci qualcuno, perché siamo leghisti e per il semplice motivo che non siamo disposti a ospitare i clandestini nel nostro territorio. Perché di clandestini si parla e non siamo noi a dirlo. Secondo l'Alta Commissione dell'ONU, l'80% di quelli che arrivano nel nostro territorio non posseggono elementi per essere considerati profughi. E come chiamiamo chi entra in uno Stato senza essere stato invitato o senza diritto? Clandestino! Mi fa prima sorridere e poi incazzare quando paragonano questi personaggi che entrano ai nostri migranti di fine 800 dei primi del 900. Migranti che partivano per andare a fare i lavori più umili, che venivano messi in quarantena prima di entrare in un territorio, che venivano messi a lavorare 12 ore al giorno, obbligati a vivere il più delle volte in baracche. Sono proprio come quelli che vediamo arrivare in questi giorni, che si lamentano dei pasti, che il riso è troppo scotto, che non hanno la televisione nelle stanze, che gli manca il wifi. Basta, è ora di finirla di prenderci in giro. Noi sindaci, li vedete tutti qua dietro di me, riceviamo ogni giorno nostri concittadini che fanno fatica ad arrivare non alla fine del mese, ma a metà del mese. Riceviamo concittadini senza lavoro, in cassa integrazione o con la cassa integrazione agli sgoccioli, che con 800 euro al mese devono pagare un affitto, devono mantenere magari dei figli minori. Cosa dobbiamo dire a questi concittadini? Persone che hanno contribuito quando potevano a far crescere la nostra comunità. Cosa devo dire a queste persone? Scusate, prima devo pensare ai clandestini che entrano, prima devo pensare a quelli che si beccano 35 euro al giorno dal nostro governo? Mai, mai. Prima il nostro compito come sindaci è quello di pensare a chi vive già nel nostro territorio, a chi fa parte della nostra comunità e poi, se ci restano risorse, agli ospiti, ma agli ospiti desiderati, ai veri profughi, a chi scappa da guerre con la famiglia, con i figli piccoli, con i genitori. Non mi sembra di vederne arrivare tanti in Veneto. Arrivano questi baldi giovani e basta leggere i giornali per capire cosa vengono a fare. Dateci a noi i famosi 35 euro al giorno per i nostri cittadini bisognosi. Vedrete che risultati riusciremo ad ottenere. Vedete quanta gente riusciremo finalmente a dare una speranza. A quanta gente permetteremo di guardare il futuro con occhi diversi, anziché pieni di lacrime. Alcuni sindaci, non sicuramente leghisti, parlano di accoglienza diffusa. Si parla di 2 clandestini ogni 1000 abitanti. Per ora, dico io, poi saranno il 3, poi il 4, poi il 5. Ne sono in arrivo 2000 in Veneto. Io non so dove andremo a finire. Noi comunque non li vogliamo. Prima vogliamo capire chi sono e da dove vengono. Allora, caro il nostro Renzi, ci avevi promesso di rendere meno rigido il patto di stabilità per i comuni e non l'hai fatto. Ci avevi promesso di ridurre le tasse ai cittadini e non l'hai fatto. Hai solo cambiato nome alle tasse che devono pagare e provveduto ad aumentarle. Ci avevi promesso più lavoro ai nostri cittadini e la disoccupazione continua ad aumentare. Ci avevi promesso più attenzione agli enti locali e quest'anno al Comune Cittadella hai tolto 1 milione di euro rispetto all'anno scorso. Quante balle, caro Renzi, quante balle! Forse è arrivato il momento, come dice il nostro grande segretario Matteo Salvini, che ti mandiamo a casa. È arrivato il momento che i sindaci ti facciano capire che te ne devi tornare nella tua Firenze, perché a nulla sei servito se non a riempirci la città di clandestini. Viva la Lega, viva il Veneto indipendente, viva San Marco, viva Cittadella! Grazie! Grazie a Luca Pierobon!